Dal boom economico all'austerity, dal risparmio familiare alla voragine del debito pubblico, dal consumismo di massa all'evasione fiscale. Soldi, soldi e ancora soldi. Quelli risparmiati con il lavoro e quelli sperperati nel superfluo. The best things in life are free. Come è cambiato in 4 decenni il valore dei soldi per gli italiani? Anni 50, l'Italia entra nell'era della modernità e del consumismo, il miracolo del benessere, ma anche il suo lato oscuro, l'Italia degli esclusi, dei non miracolati. Il grande esodo verso le fabbriche del nord. Negli anni 60 le città diventano metropoli, il vorticoso sviluppo industriale attira grandi masse che nel sud Italia potevano convivere solo con la propria miseria. Lo sradicamento di milioni di meridionali produce lacerazioni profonde e la mutazione antropologica dell'intero paese. Le domeniche a piedi degli italiani. La crisi energetica mondiale frena uno sviluppo che sembrava incontenibile e impoverisce le famiglie. L'Italia degli anni 70 inventa l'austerity, fra riscaldamento razionato, chiusure anticipate dei negozi e divieti domenicali. La scoperta del debito pubblico e dell'evasione fiscale. Mentre si grida a un nuovo miracolo italiano, partite IVA, registratori di cassa, scontrini e controlli a tappeto irrompono nella vita degli italiani. Gli anni 80 fra estetica del superfluo ed etica dell'evasione. Il PIL cresce ogni anno, la manodopera è poco costosa, le campagne si svuotano, le città crescono vertiginosamente, il benessere si diffonde. Siamo nell'Italia degli anni 50, l'Italia del cosiddetto boom, talmente esplosivo da essere un miracolo, una vera e propria rivoluzione. Questi anni, dal 58 al 63, sono anni straordinari per quanto riguarda lo sviluppo economico, finanziario, industriale, sociale anche del nostro paese. Io non esiterei a definirla addirittura quasi una terza rivoluzione industriale. Lo sviluppo dell'economia italiana e la piena occupazione della manodopera sono subordinati ad un incremento annuo del 5% del reddito nazionale. Negli ultimi 3 anni questa esigenza è stata rispettata e superata. Ma il 57 ci ha portato un altro elemento positivo, una espansione del risparmio superiore a quella degli scorsi anni. Gli italiani consumano troppo, si diceva, e chi consuma non investe. Nel 57 abbiamo risparmiato di più. Nonostante la notevole espansione dei consumi, la parte maggiore dell'aumento del reddito è andata al risparmio e agli investimenti. Nel 56 furono investiti 3.151 miliardi di lire, nello scorso anno 3.456 miliardi, con un incremento quasi del 10%. Il risparmio è un segno di fiducia nella lira e ha conservato il suo valore anche quando monete più forti venivano svalutate. La fiducia dei cittadini garantisce la stabilità di un'economia in espansione. Se domani si starà meglio di oggi, non sarà per un miracolo di qualcuno, ma per la buona volontà di tutti. Questo quinquennio si stacca così nettamente dagli anni precedenti da far pensare proprio a un concentrato di elementi che rendono il nostro paese un paese diverso, perché muta pelle, cambia pelle. Il benessere arriva lentamente dappertutto. Un poco alla volta tocca tutte le case, quelle vecchie e quelle nuove. Quinto piano, interno 14. Passa per tutti gli appartamenti, quelli piccoli e quelli grandi. Un frigorifero, una lavatrice, un televisore, fino a qualche anno fa entravano soltanto nelle famiglie privilegiate che potevano permettersi il lusso di spendere forti somme in una volta sola. Ma oggi quante famiglie si concedono questo lusso pagando soltanto 4.000 lire al mese? Tant'è che questi prodotti stanno perdendo la qualifica di generi di lusso.
Come la cucina a gas e il ferro da stiro nelle campagne, così anche i frigoriferi e le lavatrici si stanno facendo strada. Tra qualche anno ci sembreranno necessari e perderanno definitivamente la patina del lusso. Il benessere fa sempre così. Dopo un po' che è arrivato in casa, non sembra più benessere. Effettivamente qualche anno fa io non mi sarei potuta permettere di comprare la biancheria, però oggigiorno con i sistemi che ci sono, specialmente la vendita a rate, è permesso, io infatti me la sono comprata. Ora con il bambino c'è da lavare molto, tutti i giorni c'è da lavare parecchia roba. 280, 80, 180, totale 2855. Nuovi riti, nuove abitudini, nuovi mondi. Le fabbriche sono lo spazio della modernità, l'ambiente di lavoro per moltissimi italiani. Chi non è mai stato operaio non sa mille cose che gli operai sanno. Un mattino qualsiasi, quando ancora è buio e l'aria è rigida. La storia quotidiana dell'operaio ha inizio da questo punto. Alla piccola stazione si trovano i compagni di tutti i giorni. L'operaio si confonde con loro. La sua storia continua in mezzo a loro. Noi l'abbiamo seguita finché è diventata racconto di vita operaia, dove le esperienze di uno diventano quelle di tutti. Anche se diversi saranno gli ambienti di lavoro che scopriremo, le impressioni che se ne ricaveranno appariranno le stesse, perché la fatica operaia ha una sola faccia. Questa è la fabbrica, con il suo rumore altissimo, l'aria grigia e fumosa, l'incrociare continuo di uomini e attrezzi. Dentro questo immenso capannone troviamo gli alti forni continuamente accesi, giorno e notte, come torce chiuse nel ferro. È un'acciaieria. In questo reparto si prepara la colata. Ci stanno davanti i forni colmi di metallo fuso. Il forno si aprirà per ricevere il carico portato dalla gru sopra la sua bocca. Ancora grossi attrezzi in movimento, sospesi per l'aria. Ancora rumore, come di qualcosa che frana e solleva tanta polvere. Penetrando nel formidabile frastuono mi dicevo: vecchio mio, starai male, ce la farai a resistere a questo strepito? Come fanno i miei compagni a conservare il loro sangue freddo, a mantenere la precisione dei gesti, a compiere il loro delicato lavoro senza incidenti? Eppure tutto sembra avvenire senza orgasmo, con la tranquillità di chi fa la stessa cosa ogni giorno, senza averne paura. Stavo accanto ai miei compagni di lavoro e non li guardavo mai. Guardavamo tutti davanti a noi, una luce avvagliante che andava e veniva. Sentivo solo le loro mani accanto alle mie e lo scatto secco delle leve. La storia quotidiana dell'operaio ha termine solo a sera. Si scende dal treno e ci si dilegua come uno stormo di passeri. Quando spingevo la porta di casa cominciava l'amore, la vera vita, quella in cui trovavo una ragione per sopportare la fabbrica. Anna mi aspettava. Baciandola dormivo in piedi, la testa pesante, la nuca indolenzita. Anna mi si stringeva vicino.